Radio Radicale, siamo col senatore Costanzo Della Porta di Fratelli d'Italia, membro della Commissione Affari Costituzionali, per parlare con lui del premierato, del DDL sul premierato, sul quale sia stamattina che nel primo pomeriggio avete continuato a votare gli emendamenti sull'articolo 2. Avete fatto il primo, adesso state votando sul 2. Allora, cosa avete votato? Com'è andata? Mi sembra che non ci siano state sorprese. No, no, assolutamente. Basti pensare che gli emendamenti sono la stragrande maggioranza dei 2700-2800, sono delle opposizioni. E quindi sono stati respinti. Siamo all'articolo 2, ma è stata una discussione tranquilla secondo il regolamento della Commissione. Allora, gli emendamenti che sono stati presentati dal governo quando verranno votati, e volevo chiederle per quanto tempo si andrà avanti con le votazioni degli oltre 2000 emendamenti. Ma gli emendamenti del governo verranno votati nei prossimi giorni, mi auguro, perché comunque andiamo a ridendo, le opposizioni fanno il loro lavoro e quindi si prendono tutto il tempo che hanno. Ci vorranno ancora giorni per concludere l'iter, parecchi giorni, forse anche alcune settimane, perché comunque è un lavoro anche piuttosto faticoso, sono tanti emendamenti, si parla su tutti gli emendamenti, è normale che ci voglia tempo. Ho capito. Tra di voi non è mai emerso nessun tipo di divisione? No, no, assolutamente no, siamo compatti e coesi. Ho capito. Allora, voi proseguite stasera nell'esame delle votazioni? No, stasera porteremo, siccome dobbiamo chiudere, il decreto elezioni. Domani Ho capito, quindi mattina ricominciamo con il premierato alle 8:30. resterete sempre sull'articolo 2? Ricominciamo dall'articolo 2, sì, Ho andiamo capito. avanti in maniera ordinata. Allora, l'articolo 1 che cosa riguardava? Ma l'articolo 1 riguarda sostanzialmente anche va a modificare l'architettura costituzionale. Poi voglio subito dire che non esiste il ragionamento che fa anche l'opposizione, nel nostro intento quello di ridurre i poteri del capo dello Stato, perché non è così, questa non è una norma contro il capo dello Stato, è una norma invece che va ad aumentare i poteri di rappresentanza e di partecipazione democratica degli elettori. Eleggere il Presidente del Consiglio direttamente significa ampliare i poteri diciamo, degli elettori del corpo elettorale, quindi credo che non ci sia da gridare allo scandalo. Peraltro è una battaglia che è una sfida che ci portiamo avanti noi, almeno uno di Fratelli d'Italia, ma insomma per tutta la vita. Dell'articolo 1 avete accantonato qualcosa? Allora, io personalmente sono mancato in una votazione, quindi non. Fino a quando ci sono stato io, no. La norma sui regolamenti diciamo, sul statuto delle opposizioni è stata affrontata, No, rigettata. no, anche se ritengo che invece possa essere presa in considerazione, però no, non è stata ancora affrontata, Ho no. capito, quindi quella è rimasta accantonata, credo. Eh sì. Oggi l'articolo 2 che cosa riguardava? Riguardava sempre i poteri del Presidente della Repubblica di scioglimento. Sì, di scioglimento anche delle Camere, però. Voglio dire, partiamo dal presupposto che sciogliere, come è previsto oggi, una sola Camera rispetto a come sarà previsto magari le due Camere, ha un perché. Quando nacque diciamo, il testo originale della nostra Costituzione, comunque Senato e Camera avevano due durate diverse, che poi sono state che parificate. poi nel corso del tempo sono state parificate. Quindi oggi non ha più senso parlare di due momenti diversi, hanno la stessa durata, quindi è giusto scioglierle anche nello stesso momento. Ho capito. Il comportamento delle opposizioni, com'è stato? Ma no, il comportamento dell'opposizione è stato ordinato e corretto. È ovvio che si prendono tutto il tempo che devono secondo il regolamento, ma è giusto che sia così. Senta, la ringrazio per averci un po' spiegato a che punto siete arrivati. Comunque, in settimana finirete l'articolo 2, questo lo può dire? Ma mancano ancora diverse decine di emendamenti. Sì, potremmo anche finire l'articolo 2. Va bene, la ringrazio. Quindi votate fino a giovedì mattina che lei. Sì, noi abbiamo le convocazioni anche giovedì, sì. Grazie La ringrazio, grazie a a Costanzo voi. Della Porta di Fratelli d'Italia, col quale abbiamo parlato delle votazioni sugli emendamenti al DDL sul premierato. Grazie a voi.